Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Avete una Maserati Levante e dovete fare un upgrade o una manutenzione sull'impianto frenante senza fare upgrade particolari o cose strane. Non avete ben chiare come sono le misure. Seguite il video e vedete quali problematiche possono sorgere. Ecco, come premesso, abbiamo una Maserati Levante, questa è la 3000 turbo diesel, è molto recente perché è targata G addirittura, quindi è veramente molto molto recente con il 3000 turbo diesel. Il cliente è un cliente che la usa in maniera molto sportiva, fa spesso la Cisa, fa spesso la Serravalle, quindi diciamo che la macchina la usa in maniera abbastanza, come dire, impegnativa. E nell'arco di neanche 20.000 km ha, diciamo, cotto i freni, non tanto cotti i freni, però ha portato i freni diciamo, a livello minimo percorribile. Se vedete da questa parte, non so quanto si possa vedere, questo freno qua è scalinato. Ha uno scalino e poi è, diciamo, ha tutta questa specie di ondulazioni, quindi vuol dire non è violaceo, non ha preso scaldate particolari, ma comunque è stato usato in maniera molto impegnativa. Questa è una pinza veramente enorme, beh, marchiata Maserati, ma comunque fatta dalla Brembo, ovviamente. Ecco, teniamo conto che questo disco è un disco da 385 mm, quindi cioè, più grosso di questo. Siamo veramente ai limiti, cioè dischi da 400, a memoria mia, li ho visti su ben poche macchine. Il problema che cos'è? Che, ed era appunto il motivo di questo filmato, che su tutte le macchine, quando uno deve cambiare diciamo, dei particolari sulle macchine, quando si va a ragionare su componenti diciamo di serie o anche che siano sportivi, beh, in questo caso abbiamo optato per componenti stock, quindi non abbiamo scelto materiali sportivi perché il cliente ha deciso di rimanere sui materiali stock. Quando uno lavora nel settore dei materiali stock, la procedura è molto semplice. Abbiamo un centro ricambi al quale forniamo il libretto della macchina. Sulla base del libretto della macchina c'è un numero di telaio e una targa, e con un sistema veramente molto semplice riescono a incrociare i dati. Gli vengono fuori gli esplosi di tutte le parti meccaniche montate sulla macchina. Quindi in questo caso noi abbiamo ordinato la coppia di dischi anteriori e relative pastiglie, e la coppia di pastiglie posteriori, perché l'unica cosa che si salva per il momento sono i dischi posteriori che abbiamo lasciato stare. Il problema che cos'è? Che soprattutto su case piccole, cioè quando uno fa un ordine, che ne so, di una Peugeot, una Volkswagen, una BMW, una Mercedes, difficilmente ci sono delle discrepanze tra quello che è il telaio e tutte le specifiche, la componentistica montata su quella vettura. Cosa ben diversa quando ci sono delle macchine di piccole serie, stiamo parlando appunto, ecco, Porsche ad esempio è precisissima in queste cose, nonostante non è proprio di piccolissima serie, ma non è come potrebbe essere l'Audi piuttosto che Volkswagen. Dove un po' casca l'asino sono su marchi tipo appunto Ferrari, Maserati, dove le produzioni sono molto più limitate, faranno 4.500-5.000 macchine all'anno. Ovviamente anche queste macchine, per essere immatricolate, hanno il loro libretto con il VIN, cioè con il numero di telaio, la targa e quant'altro. Quando uno deve ordinare un pezzo di una macchina di questo tipo, deve sempre, fra virgolette, farsi il segno della croce, perché non è detto che i dati riportati sugli spaccati siano esattamente coincidenti con i pezzi montati su questa macchina. Quindi veniamo a questo caso specifico e iniziamo dalla parte, diciamo, positiva, che è il retro. Il retro, le pastiglie sono giuste, la sagoma è quella. Adesso oggi pomeriggio, dopo la pausa pranzo, andremo a tirare giù le pinze, montiamo le pastiglie, abbiamo già verificato che sono quelle corrette, e fin qui non ci sono problemi. Il problema è sul tutta la parte anteriore, perché
ho ordinato appunto la coppia di dischi e la coppia di pastiglie che sono qua per terra e ci siamo trovati con una differenza di diametro notevole, perché se questo disco qua è da 3,85, il disco che mi è stato fornito, adesso non lo apro perché comunque lo si vede anche a occhio che è più piccolo, è da 3,60. Quindi la cosa incredibile è che nonostante tutte le tecnologie che ci sono, nonostante il fatto che guardino il numero VIN, il telaio o quant'altro, ci hanno fornito una coppia di dischi sbagliati e ovviamente avendoci fornito la coppia di dischi sbagliati automaticamente anche le pastiglie sono sbagliate, perché non saranno mai le pastiglie che vanno a copiare su un disco da 3,85. Quindi in questo caso noi dovremmo, adesso abbiamo preso le misure esatte, abbiamo fatto la sagoma della pastiglia, dobbiamo ridare indietro questi materiali, rifare l'ordine e stasera il cliente andrà via con una parte solo del lavoro finito. Sono quelle cose, come dire, che spesso accadono, per le quali non c'è soluzione. Uno dovrebbe, per evitare il problema al 100%, dovrebbe creare una scocciatura al cliente ancora maggiore, bisognerebbe chiamare il cliente, farci portare la macchina, smontare la ruota, fare le misure del disco, prendere la sagoma della pastiglia, fare l'ordine sulla base di questi dati e allora essere, in questo caso, uno è sicuro al 100% che problemi non ce ne sono. Però, viva Dio, c'è una tecnologia, se anche questi marchi qua che vendono queste macchine a caro prezzo fossero un pochino più precisi, non ci vuole molto a dichiarare che questa macchina aveva montato l'impianto maggiorato, perché questa macchina nasce con il 360, mentre su questo modello è stato montato il 385, quindi vuol dire che questa macchina nasce con l'impianto maggiorato. Peccato che dal telaio, dai dati riportati sul libretto, questo dato non viene ricavato. E quindi quelli che poi ci devono tribolare sono prima di tutto i clienti e in secondo luogo coloro che ci devono mettere le mani. Questo, ripeto, è un piccolo esempio, un piccolo sfogo per farvi capire che non è che tutte le ciambelle vengono col buco. Poi, per l'amor di Dio, il cliente per fortuna ancora un po' di strada ce la farà. Stasera gliela diamo con la parte posteriore a posto. Io spero nell'arco di una settimana, sulla base dei dati che forniremo, di avere a disposizione i materiali esatti e rifaremo l'appuntamento e gli finiremo il lavoro alla fine della prossima settimana. Sono delle piccole scocciature che però in 30 passa anni di lavoro purtroppo spesso sono capitate, non c'è da, diciamo, da spaventarsi, non è che è sempre domenica e tutto va sempre perfettamente. Io spero che anche questo video vi sia interessato a livello, diciamo, di descrizione di quelle che possono essere queste piccole problematiche. Per qualunque informazione sapete dove trovarmi in sede. Quello che vi chiedo è cliccare sulla campanella sotto, iscrivervi al canale, perché per noi è molto importante che voi vi iscriviate al canale per rimanere sempre aggiornati a tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!